che cosa sappiamo noi della radiazione? Beh, la radiazione che noi riceviamo è una funzione della temperatura di ogni corpo. Ogni corpo, in funzione della sua temperatura misurata in gradi Kelvin, emette radiazione, quindi anche noi emettiamo radiazione. R è la radiazione emessa, epsilon è una costante che si chiama emissività, che in realtà nella legge di Stefan Boltzmann sarebbe uguale a 1, ma noi ce la lasciamo dentro. Sigma è la costante di Stefan Boltzmann e T è la temperatura in gradi Kelvin e 4 è l'esponente. Quindi cresce come la potenza quarta della temperatura. Il valore della costante di Stefan Boltzmann è un 5,7 per 10 alla meno 8 nelle opportunità, opportune unità di misura. 6.000 è circa la temperatura della cromosfera e questo vi dà 25 per 12 per miliardi di joule su metro quadro al secondo irradiati dal Sole e verso di noi. Il fatto che epsilon sia uguale a 1 significa che il Sole è un corpo nero. Un corpo nero è un corpo che emette in maniera esatta tutta la radiazione, tutta la radiazione che può emettere, e quindi epsilon è uguale a 1. La radiazione in realtà non è emessa in un solo... La legge di Stefan Boltzmann non è esatta, cioè non è esatta, dipende dalla temperatura, ma in realtà la radiazione emessa ha varie lunghezze d'onda. Lo spettro del visibile è quello che vedete rappresentato qui in termini di lunghezza d'onda. Se tenete conto che 1 per 10 alla meno 6 è la lunghezza d'onda del microwave, quelle che sono dentro il forno del microonde, quelle che scaldano l'acqua, vedete che qui siamo la luce visibile è, diciamo, un ordine di grandezza, è intanto molto ristretto, è un ordine di grandezza tra 10 alla meno 7 e 4, 5, cioè 7 per 10 alla meno 7 metri. Qui la vedete rappresentata in modo migliore, man mano che la lunghezza d'onda aumenta, andando da sinistra verso destra, si passa da quello che noi, dai colori che noi percepiamo come blu, verso il rosso. Sono qui riportate anche curve di emissione di corpi neri che hanno temperature diverse dal Sole, per esempio 4.000 gradi, 3.500 gradi. Vedete che il massimo si sposta sempre sulla destra. Poi vedremo il caso della Terra, che cosa succede. Anche la Terra, in funzione della sua temperatura, emette radiazione sotto forma di... che ha una sua distribuzione. Però diciamo, la moda della distribuzione è... spostata molto a destra, evidentemente, perché la temperatura della Terra è più bassa. Se vogliamo allargare tutto lo spettro, nella parte visibile, grosso modo, la parte visibile rappresenta grosso modo il 50% della radiazione. Il 7% sta dalla parte della radiazione ultravioletta. Lunghezza d'onda molto corta, grande intensità di energia. Poi c'è tutta una parte qui interessante e molto estesa della che si chiama dell'infrarosso vicino, e che raccoglie circa un altro 40%
la radiazione, che è molto utile per questa radiazione, per esempio per quelle indagini, per quelle misure che si fanno attraverso il remote sensing, il telerilevamento. La curva che vi ho mostrato finora si rappresentano meglio, cioè hanno questa equazione qua che si chiama la legge di Planck, cioè la legge di Planck esprime la forma dello spettro di una certa radiazione ad una certa in funzione della frequenza e della temperatura. Qui ci sono poi tutte, è una formula meravigliosa questa, perché c'è il pi greco, intanto il pi greco è sempre una cosa di misterioso, che c'è g, la velocità della luce, c'è h, la costante di Planck, cioè che dice quanto sono, che rappresenta la granulosità di come è rappresentata l'energia che noi percepiamo come continua, invece in realtà ci è somministrata in quanti piccolissimi, e la costante di Planck ci dice è correlata a questa distribuzione. C'è la lunghezza d'onda, c'è la temperatura, ovvero la temperatura in Kelvin assoluta, che misura l'energia media cinetica dei corpi elementari che compongono la materia, e tutto questo si trasforma nella radiazione che noi vediamo. Provo che sia, cioè io starei dei giorni ad ammirare questa formula qua, in effetti se pensate che poi Planck, quando cominciò a studiare questo effetto, la radiazione emessa da un corpo nero, era partito con l'idea che cioè c'erano delle incongruenze nelle equazioni dell'elettromagnetismo, che dicevano che in sostanza non si poteva avere dei corpi infinitesimi che emettevano, c'erano delle singolarità in queste equazioni, e studiando queste singolarità lui andò a scoprire che invece non c'erano queste singolarità, perché a un certo momento l'energia e la materia erano quantizzate. Da lì è nata praticamente una buona parte della fisica moderna di cui noi siamo eredi.